pace bene, io sono Sor Lucia, delle Serve del Cuore Immacolato di Maria e mi trovo presso la comunità di Pancole. Ora, la liturgia di oggi ci propone il brano del Vangelo di San Luca, capitolo 14, versetti da 1 a 6. Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?» Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?» E non potevano rispondere nulla a queste parole. Vediamo in questo brano del Vangelo che i farisei e dottori della legge guardano più alla legge che all'uomo, mettono al centro la legge e non l'uomo. La legislazione del sabato imponeva tantissimi divieti, come per esempio preparare cibi, aiutare animali o uomini in pericolo in caso di pericolo, accendere il fuoco, raccogliere la legna e tantissimi altri divieti. Gesù allora, con questo miracolo compiuto proprio di sabato, capovolge il vero significato della legge. La legge è stata data all'uomo non per renderlo schiavo, per imporgli un altro giogo, ma per renderlo libero, felice. Quindi la legge è una benedizione, un dono, perché l'uomo viene prima dell'osservanza rigorosa di una legge. La legge non è il fine dell'uomo, ma il mezzo, la strada per raggiungere il Signore. Allora, quale insegnamento possiamo trarre da questo brano? Dobbiamo mettere al centro della nostra vita, del nostro cuore, il Signore Gesù. Non dobbiamo escluderlo, altrimenti possiamo osservare anche la legge a perfezione, ma un incontro vivo, personale, intimo con il Signore non l'avremo mai. Il cuore, vedete, può essere lontano dal Signore anche in mezzo alle cose sacre, anche operando nel nome di Dio, anche con doni e carismi che il Signore ci dà se non sono vissuti seguendo e amando il Signore. Allora ci dobbiamo chiedere: ma il mio rapporto con Cristo è vivo, vero, sincero, o è solo formale, esteriore, o addirittura un fatto moralistico? Perché possiamo rischiare che la nostra fede sia una serie di norme da osservare, come per esempio queste cose le devo fare, altre non le devo fare. È come se io devo pagare un pedaggio a qualche cosa di esteriore a me, anche se lo riconosco buono, no? E lo stimo. Allora, dobbiamo chiedere al Signore questa grazia di aprire il cuore a Lui e di poter vivere in un rapporto sempre più pieno, più vivo, di non separare la nostra fede dalla vita. Quindi il rapporto con il Signore deve investire tutta la mia vita, tutta la realtà, le persone che incontro, gli avvenimenti che vivo, le cose che faccio. Non dobbiamo essere come questi farisei, questi dottori della legge, che mettono il Signore fuori dalla loro vita. Allora chiediamo a Maria Santissima e a tutti i santi che fra qualche giorno festeggeremo che facciano crescere in noi il desiderio di Dio, il desiderio di incontrarlo in modo vivo e pieno in ogni momento della nostra giornata, della nostra vita. Grazie a tutti, io resto con te. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.